Ciao Gentaglia, bentornati. Il biotestamento è legge. Il Senato lo ha approvato in via definitiva. 180 voti a favore, 71 contrari e 6 astenuti. A supportare la legge sono stati il PD, i vari partiti a sinistra del PD e il Movimento 5 Stelle. Mentre a votare contro, oltre a alcuni senatori cattolici sparsi, il centrodestra, Forza Italia, Lega Nord e Alternativa Popolare, che non è un partito di destra ma di centro, però è fortemente filocattolico, area dalla quale sono, per ovvie ragioni, arrivate le più feroci critiche. Da chi ha espresso la propria contrarietà in modo tutto sommato pacato, affermando che questa legge sia quella di passaggio all'eutanasia vera e propria. Un po' come si diceva per la marijuana, no? Che è la droga apripista, ve la ricordate quella storia degli anni 90? Non so se si dica ancora. Sino ad arrivare a Giovanardi, comunque, che ha definito questa legge una sorta di residuato storico del nazismo. Ah, perché hey! Alludere al sollevare la testa di movimenti di estrema destra, un ritorno del fascismo, un ingrossarsi di gruppi violenti antidemocratici in Italia, quella è una fesseria, ok? Ah, idioti buonisti, fascismo, fascismo, non esiste niente di tutto questo. Però se sei malato di cancro e vuoi smettere di soffrire, allora non sei tu a parlare, è il piccolo Hitler dentro di te. La legge, semplificando moltissimo, serve a una cosa principalmente, ed è per questo che viene definita testamento. La possibilità per un cittadino, io, tu, chiunque, di dichiarare le proprie volontà relative alla fine dei suoi giorni, che la maggior parte di noi, statisticamente, vedrà svolgersi in un letto d'ospedale, o a casa propria, per i più fortunati. Queste volontà, che potranno essere dichiarate anche prima in un apposito documento, sono legate essenzialmente a tre questioni. Il consenso informato, ma soprattutto la nutrizione e idratazione artificiale e la sedazione profonda. Ora, ho personalmente contattato la ASL locale per chiedere se sia possibile ottenere queste cose anche prima, in salute, così che io non sia costretto a vedere il dipanarsi della prossima campagna elettorale dopo le vacanze di Natale, e anche i servizi sulla gente che si fa saltare in aria le mani con i botti di Capodanno. Ma mi è stato detto di no, per adesso. Ma un uomo può sognare. Sedazione profonda. Consenso informato significa che prima di iniziare, continuare e ovviamente interrompere terapie, devono dirti le cose come stanno e farti decidere, fondamentalmente. A te, non ai tuoi familiari, che decidi tu se includere nel quadretto medico-paziente. Questo vale anche per i minori, o gli incapaci, che ovviamente non possono decidere, ma devono comunque essere informati per legge delle possibilità di trattamento, delle conseguenze del rifiuto di un trattamento, dei rischi e via così. Questa cosa serve per mettere, perlomeno io l'ho interpretata così, ma potrebbe anche essere un complotto di Big Pharma per vendervi le ziguli che le lobby dei genitori stronzi attenti al portafogli impediva ai bambini di avere, la persona al centro delle scelte. È la persona a decidere per sé, non i medici a decidere per lei. La nutrizione e idratazione artificiale è invece questa roba qui. Hai una malattia incurabile, sei nel lettino dell'ospedale e piaccia o non piaccia, tutti quanti ormai ti danno per spacciato e aspettano soltanto il momento nel quale morirai. E chi ha vissuto certi momenti sa esattamente di cosa parlo. Stai lì in corridoio ore, giorni, settimane, e aspetti con questa faccia qui perché magari il tuo caro o il perfetto sconosciuto, nel caso siate persone che bazzicano nelle corsie degli ospedali così, just for fun, non è nemmeno in grado di mangiare e bere autonomamente perché sta morendo. Uno degli effetti collaterali della morte è morire. E vieni quindi nutrito e idratato artificialmente, a forza, coi tubi. Di fatto posticipando il momento della morte di tantissimo tempo. E allora ancora più dolore, ancora più facce così, ancora più chiacchiere tra parenti e conoscenti sui costi del parcheggio dell'ospedale e così via. Qui si aprono due interpretazioni. C'è chi ritiene giusto che quindi alla persona sia lasciata la possibilità di andarsene senza sofferenze indesiderate prolungate all'infinito, e c'è chi invece ritiene inumano far essenzialmente morire una persona di stenti o che si oppone per tutta una serie di interpretazioni della vita, in genere legate a questioni religiose, che escludono questo tipo di possibilità. La politica decide quindi di dare facoltà a ognuno di scegliere per sé. Perché questa cosa non è obbligatoria. Non vuoi che la gente ti nutra a forza? In teoria non dovrebbe più succedere. Ma se vuoi invece essere nutrito artificialmente,
Nessuno te lo leva, dai che intubiamo il signore che ce l'ha chiesto. Ed è per questo che, personalmente, supporto al 100% la scelta del Parlamento di rendere realtà questa possibilità. Nessuna di quelle persone dentro al palazzo che si sono opposte, intendo, o di quelle che hanno manifestato fuori dal palazzo, con i cartelloni che ho scritto su no aborto, no divorzio, no gender, perché tutto fa brodo, soprattutto lo spaventosissimo gender, nessuno di quelli mi conosce. Né probabilmente mi conoscerà mai. E se domani dovessi morire, di certo non si metterebbero a piangere. Sarò un tizio sconosciuto che è morto. Pazienza. Trovo quindi fuori dal mondo che manifestino per impedirmi di fare qualcosa che secondo loro è eticamente sbagliata e non ha alcun impatto nelle loro vite. Né lo avrà mai, perché non stiamo autorizzando i medici ad andare in giro con un fucile a sparare addosso a chi vogliano e le prossime vittime potrebbero essere loro. Sarebbe un film grandioso, ammettiamolo, rubatemi l'idea. E vi denunzio. Non possiamo nemmeno giocarci la carta del obbligare i medici a fare qualcosa contro la loro etica, perché ai medici è riconosciuta la possibilità di rifiutarsi, cosa che porterà probabilmente a un casino di problemi successivi, simili a quelli sull'aborto, tipo LOL, l'aborto è permesso, ma non c'è nessuno che lo pratica, buona fortuna. Ma vabbè, quella è un'altra storia e per ora la mettiamo da parte. Ultimo punto, la sedazione profonda, cioè il paziente che richiede preventivamente, in caso la merda sia arrivata al ventilatore e la situazione faccia così, sia fuori controllo, che per via farmacologica sia essenzialmente messo in stato di coma, completamente sedato, in modo da poter morire, naturalmente, senza soffrire. Dato che quello è l'obiettivo della legge, alla fine, evitare l'agonia, che vi assicuro è straziante. Anche in questo caso, ovviamente, non esiste nessun obbligo, ed è una possibilità in più che viene resa disponibile automaticamente, senza che sia necessario passare per i tribunali, cosa che per ora, per quanto riguarda l'interruzione delle terapie, è stato di volta in volta necessario. Quindi, bene tutti. Ottimo Partito Democratico, bravissimi 5 Stelle ed estrema sinistra che hanno dato supporto a una legge del partito di governo pur essendo all'opposizione. Grazie ovviamente ai radicali, all'associazione Luca Coscioni che si è battuta per questa cosa qui e soprattutto grazie a tutti per aver fornito l'idea per la serie TV che mi farà diventare un autore affermato su Netflix, ritirandomi a vita privata come ho sempre sognato. La chiamerò Gli obiettori deviati, sottotitolo La morte cammina sulle ciabattine con le coi buchetti. È fatto. Cos'altro lei, un'altra persona falsa che denuncerei per appropriazione indebita di nickname, visto che la cantante egiziana in questione si fa chiamare Shaima. Ma l'hanno appena condannata a 2 anni di carcere, quindi evito. Più al pagamento di 10.000 sterline egiziane, e tutto per l'incitamento alla dissolutezza, a causa della pubblicazione di questo videoclip musicale. Incitamento alla dissolutezza. 2 anni di reclusione, così imparerà a non farlo più, grazie sicuramente all'ottimo sistema di rieducazione implementato nelle carceri egiziane. Bravi. Il video è quello che è. La ragazza è un po' allusiva, ma nemmeno più di tanto in realtà. Mangia una banana a un certo punto, ci versa sopra del latte, e poi è tutto più o meno lì. Una roba che, se confrontata a una qualsiasi nostra canzone pop con video annesso, è molto tranquilla. Ma il problema non è lì. È nel fatto che parliamo dell'Egitto, paese amico dell'Italia, guidato dal dittatore al-Sisi, che vi ricorderete è salito al governo con un golpe e poi ha cercato di ripulire la propria immagine grazie ai propri contatti internazionali, anche con l'Occidente, ed essendosi presentato al mondo come l'oppositore al fondamentalismo religioso. Questo è quello che succede quando si permette alle persone al potere di decidere cosa sia giusto o sbagliato fare, non in base a criteri oggettivi, scientifici, sensati, ma in base alla propria visione del mondo. Non mi piace, non deve esistere. Nemmeno a me, per dire, fa impazzire artisticamente parlando il video di Anaconda di Nicki Minaj, ma al massimo non lo guardo. Se non lo ritengo adatto ai miei figli, non glielo mostro. E soprattutto, se sto ascoltando la canzone, mi fermo al rosso, cambio immediatamente traccia e metto un'altra cosa, così che nessuno degli altri automobilisti mi possa giudicare. Sembra una cosa banale, ma tantissimi faticano ancora a ricordarsi di non essere il centro dell'universo, che
tutto non gira attorno alle loro preferenze, è privare una persona della propria libertà per 2 anni, sottoponendola alla tortura come minimo psicologica che è la detenzione, è completamente folle. E siccome sono un buonista pidino pacato, sono pronto a dimostrare che i miei valori sono piuttosto saldi e, al contrario di tanti italiani, la mia bussola morale è salda, non cambia direzione a seconda di quanto fa comodo. Quindi, seduti comodi, perché sto per triggerare una serie di mail intitolate "Shai mi hai deluso", con annessa lunga serie di puntini di sospensione che danno quel tocco di mistero. Cosa nasconderanno tutti quei puntini di sospensione? Questa cosa qui, Gramellini oggi gli ha dedicato il suo buongiornissimo caffè, o come accidenti si chiama il suo spazio sul Corriere. La storia della festa delle buone feste, apparentemente celebrata in una scuola a Milano per non offendere i musulmani. Ovviamente non è così, ma chi se ne frega, facciamoci gli editoriali, dai, e di indignazione a palla. In pratica, proprio come spiegato dal Corriere stesso, la festa in questione non è fatta al posto di quella di Natale. È stata chiamata così perché si tratta di un incontro antibullismo, al quale la dirigente scolastica spera si recchino più genitori possibili e le ha per questo dato questo nome, in modo che la parola Natale non facesse dire ai genitori del 20% di studenti stranieri: ah ok, è una roba di Natale, chi se ne frega, non ci andiamo. Gramellini? Su una cosa il giornalista ha ragione, però sono d'accordo con lui e in disaccordo con alcuni di voi, 3 o 4, che mi hanno scritto in merito. La tolleranza e il vivere civile, secondo me, non passano da queste cose qui. È una questione che mi ricorda moltissimo la fantastica stupidaggine americana del dire "buone feste" al posto di "buon Natale", perché oh no, potresti offendere un ebreo o un musulmano o un pastafariano che non festeggiano il Natale. No che non puoi, se l'altra persona è normodotata, non puoi, perché è la ragione per la quale qualcuno dice qualcosa che devo analizzare, non cosa dica. Se qualcuno viene da me e mi dice "hey, buon Natale", a me frega cazzi del Natale, sono ateo, ma capisco che mi stia facendo un augurio e lo apprezzo, è una cosa positiva. Che senso avrebbe offendersi? È come offendersi se qualcuno ti dice "salute" mentre starnutisci, o se ti dice "auguri in famiglia" e tu una famiglia non ce l'hai perché è morta tra le fiamme di un drago. A meno che a dirtelo non sia il tuo acerrimo nemico e quindi lo stia facendo di proposito, un tizio coi baffi che poi vola via appeso a un elicottero ridendo, è un augurio. Prima facciamo passare questo concetto semplicissimo da capire, che non è così semplicissimo, visto quante volte la gente si offenda quando mi incasino con i transgender, dicendo "lui" quando dovevo dire "lei" e viceversa, e palesemente non lo sto facendo di proposito, ma la gente si offende ugualmente. Prima ci lasceremo alle spalle delle polemiche, che secondo me sono un po' superflue. Velocissimo aggiornamento sulle polemiche della settimana. Vi ricordate il bambino bullizzato al quale ho dedicato ben 2 puntate su 4 questa settimana? Beh, gliene dedichiamo 3 su 4, perché salta fuori che il padre di Keaton Jones, il gentiluomo sulla destra, faccia parte di una gang di neonazi / suprematisti bianchi noti come Aryans. Delizioso. Il signor Sean, intento a mostrarci la propria superiorità razziale in questa foto, si chiama incidentalmente White di cognome, ma non Jones, come il figlio che ha evidentemente ereditato il cognome della madre, perché probabilmente il padre non era particolarmente presente nella vita del figlio. Ora, sono giorni che penso a questa storia, ho letto i vostri commenti, domani ne parleremo, immagino, e ho iniziato ad accorgermi di quanto paradossale sia la situazione del web, ma anche e soprattutto dei media tradizionali in genere, che prima esultano per la storia del bambino bullizzato che però incassa la solidarietà di tutti, e poi iniziano a bullizzarlo a loro volta per le discutibili scelte dei genitori. Povero Keaton, mi dispiace un casino per lui. In ultimo, il primo ministro Gentiloni, ieri in visita a Parigi per un incontro tra capi di Stato, ha annunciato una cosa importante. L'esercito italiano sarà, nelle prossime settimane, mobilitato per dare il via a un'operazione
in Niger, qui, mirata all'addestramento dell'esercito locale, con il fine di prevenire la tratta di esseri umani legata al traffico di migranti diretto in Libia. Funziona così. Il governo fa un decreto legge che è come una legge immediatamente attiva, che deve però poi essere approvata, postuma, dal Parlamento, altrimenti non vale più. A pieno regime saranno impiegati 470 militari che daranno il cambio a una guarnigione francese già presente in un territorio che, lo sappiamo, si trova proprio nel mezzo degli enormi fenomeni migratori che abbiamo visto accendersi, specie negli ultimi anni, ed essere quindi stati intercettati dai malintenzionati che li hanno tramutati in un business per arricchirsi tra partenze, barconi, sfruttamento della prostituzione e via così. Non che nessuno ci vada con le prostitute africane, in Italia. Sia mai che si metta in giro questa diceria. Non ci sono grandi commenti da fare in merito. Questa missione si inserisce nei tentativi europei di spingere i paesi africani a collaborare di più nella lotta al traffico di esseri umani. I cui eserciti sono spesso accusati, specialmente quello del Niger, di facilitare, in cambio di denaro, ovviamente, i traffici dei trafficanti. Prima o poi si deve passare comunque dalle parole ai fatti, immagino. E quindi c'è questo. Bene, questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato, Gentaglia. Domani live e poi ultima settimana prima di una breve ma intensa pausa natalizia. Al fine di oggi Maria e Fabio, nostri connazionali girovaghi, sono stati in California e hanno fatto questa foto fantastica di fronte alla multinazionale che più amo e più mi fa incazzare allo stesso tempo. Grazie, vi abbraccio forte e a tutti gli altri ci vediamo domani alle 19. Guai a chi manca.